E bentornati in un nuovo video, seconda parte delle tendenze primavera-estate 2018. Vi ho fatto il primo video, se non l'avete visto vi lascio qui il video su cui potete cliccare per andarlo a vedere. Questo invece è il video sulle tendenze accessori, quindi le borse, le scarpe, gli occhiali, i cappelli, insomma un po' di tutto. Allora, iniziamo proprio dalle borse. Scusate il riflesso degli occhiali, non posso farne a meno perché comunque devo leggere, quindi cerco di stare un po' così per evitare che il riflesso vi dia fastidio. Le borse più hit di questa primavera-estate 2018 saranno le micro bag, le nano bag, quindi super 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 piccole, giusto per metterci all'interno il cellulare, voi non potete mettere nient'altro, e andranno tantissimo di tendenza. Ovviamente oltre a queste, per chi come me per esempio ha bisogno di mettere tante cose all'interno della borsa, ci saranno anche altri modelli, per esempio gli zaini, le maxi shopping bag saranno comunque presenti, poi le borse a tracolla e torneranno le borse a bauletto e anche a secchiello, quindi ritornano di nuovo le borse a secchiello. Le scarpe, non mettete via gli stivali perché ahimè verranno utilizzati tantissimo in questa primavera, forse spero di no in estate insomma, e si utilizzeranno di qualsiasi tipo, quindi alti, bassi, eleganti, in stile biker, insomma di tutto e di più, quindi non metteteli da parte perché dovete ancora utilizzarli a quanto pare 365 giorni all'anno, quindi io presumo che si utilizzeranno anche in estate, ma io personalmente non li metterei mai. Per quanto riguarda il tacco, ci saranno tre tipologie di tacco: il tacco a spillo, quindi di quelli proprio alti alti a spillo, il tacco largo che io personalmente adoro, e ritornerà il tipo di tacco che viene chiamato kitten heels, ossia il tacchetto quello piccolo, sottile, basso, che io personalmente amo moltissimo, però ovviamente io sono bassa, quindi non credo che mi stia proprio bene. Per chi invece è alto, è un tacco bellissimo da portare. Ritorneranno di nuovo le ballerine, ovviamente, che è un must have per noi donne perché sono eleganti, sono comode, sono versatili, e quindi secondo me sono una di quelle cose che non devono mai andare via durante la primavera. Ovviamente ci saranno tutte le tipologie di ballerina, quindi la ballerina a punta con cinturino alla caviglia, con lo scollo a V, con le stringhe, i lacci, di tutto e di più, con i glitter, con il pizzo, quindi svariati modelli di ballerina. Per quanto riguarda i cappelli, si utilizzeranno tantissimo i cappelli di paglia. Voi mettete i cappelli? Io non li metto quasi mai, né d'inverno né d'estate, proprio non ho l'abitudine di mettere i cappelli, non so perché. Occhiali da sole, occhiali da vista. Allora, gli occhiali da sole e gli occhiali da vista sono svariati quest'anno perché ci saranno occhiali da vista e da sole a forma di farfalla, a forma di gatto, arrotondati, a goccia, insomma di tutto di più, anche quelli rettangolari, quindi torneranno anche quelli squadrati. Allora ragazze, questi erano più o meno gli accessori più in voga di questa primavera-estate 2018. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciatemi un bel pollice in su e ditemi quali tra questi accessori sarà il vostro preferito di questa stagione. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!